Allora possiamo partire. Sì. Buongiorno e benvenuta a Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno, è venuta qui a bordo dell'abitacolo in un giorno dove si stanno menando botte da orbi del PD sulla famosa riforma del Senato, perché è sceso in campo il Presidente del Senato, con cui voi andate forse un po' più d'accordo che con il Presidente della Camera. D'accordo è una parola grossa. No, ma sicuramente rispetto al presidente della Camera è difficile avere una presidente meno adeguata, diciamo così, alla Camera dei Deputati. Non mi domandi della presidente della Camera poi, perché si dovrebbe aprire una bella disamina, diciamo così, proprio laddove è stata applicata la ghigliottina. Era materia di commissione finanze, perché era l'IMU, il decreto IMU Banca Italia, dove regalavano 7 miliardi e mezzo della Banca d'Italia alle varie banche private, quindi c'era da parte nostra un dissenso su questa cosa, e la presidente della Camera ha ben pensato di mettere a tacere la democrazia ghigliottinando e applicando un sistema che non è previsto da nessun regolamento, quindi assolutamente fuori legge. È stata picchiata una nostra collega e il questore è ancora lì, dove invece per esempio si ricorda Franco Battiato per aver detto una frase, per quanto infelice, per carità, nessuno sta a perorare la causa di Franco Battiato, però è stato costretto alle dimissioni comunque per una frase. Invece il questore è ancora lì e la presidente Boldrini non si è sentita neanche di esprimere solidarietà nei confronti di una donna picchiata davanti ai suoi occhi. Quindi non mi domandi della presidente Boldrini. Va bene, perché... argomenti di gesto. La slide la chiamiamo così, quella di Renzi, che dice 1 miliardo dai costi della politica. Ma però il Senato costa 500 milioni, la metà. Costa 500 milioni. Quindi io vorrei credo sapere che più o meno la metà sono pensioni. Sua, diciamo, fa spariglia di 500 milioni di euro, perché dovrebbe poi a quel punto tornare a far di conto alla prima elementare, perché insomma la metà è la metà. La matematica questa è. Vogliamo parlare del dire o vogliamo parlare del fare? Perché se parliamo del dire parliamo di Renzi, se parliamo del fare parliamo del Movimento 5 Stelle, perché poi appunto per una cattiva gestione, diciamo, dell'informazione, alla fine siamo noi quelli che diciamo di no, ma nei fatti. Beh, lui gioca con la partita lì, per dire, guardate, io faccio, dico, questi non appoggiano e quindi non è vero che vogliono tagliare. Allora, i partiti devono dare ai cittadini italiani 2 miliardi e 700 milioni di euro, di cui 1 miliardo lo deve il PD. Il Movimento 5 Stelle quei soldi non li ha mai presi, ha detto in campagna elettorale che non li prendeva, non li ha presi e sono nelle casse dei cittadini italiani, dell'Italia, a disposizione della spesa pubblica, della sanità, dell'istruzione e quant'altro. Invece quelle che dovevano percepire i partiti sono nelle tasche di chi ha gestito questi partiti, ancora non si sa cosa ne abbiano fatto, a volte si trapela che hanno acquistato brillanti piuttosto che oggetti intimi e così. Renzi dice noi facciamo, se lui ha 1 miliardo di euro in tasca, come dovrebbe averlo perché il partito suo ci deve 1 miliardo di euro, lui mettesse nel piatto questo 1 miliardo di euro e immediatamente dimostra di fare. Renzi mi risulta che non si sia decurtato gli stipendi, noi abbiamo messo i nostri soldi nel fondo alle piccole e medie imprese, questo è fare. Vogliamo parlare delle province? Noi siamo per l'abolizione delle province, semplice, non ci presentiamo alle elezioni provinciali, non ci spartiamo la poltrona delle province, le province sono abolite. Qual è il problema? Allora lui poi dice di vendere le auto blu, per esempio, e c'è stato appunto quello scandalo dove invece, andando a fare i conti, noi le auto blu addirittura le stiamo vendendo 100 e ne stiamo acquistando 200, per esempio. Ma lei lo taglierebbe, Senato? Lo abolirebbe del tutto? Ma io sicuramente sono, insomma, il movimento è per una drastica abolizione, riduzione dei costi della politica ed anche del numero dei parlamentari. Per esempio noi siamo 630 alla Camera, però se si va a vedere poi in definitiva quanto è produttiva questa grande compagine di deputati, là il punto interrogativo c'è, perché poi in definitiva ci sono persone, per esempio in Commissione di Finanze io ho
presenzio sempre, però ci sono dei deputati che non si vedono, non, ovviamente non del Movimento 5 Stelle, ma di altri gruppi che non si vedono mai in Commissione Finanze. Allora se una persona normale non si presenta sul posto di lavoro, viene licenziato. Se invece non si presenta sul posto di lavoro un deputato, non gli succede perfettamente nulla. Quindi più che altro io snellirei proprio questo tipo di meccanismo, nonché poi tutta la pletora e la miriade di burocrazia che insomma affligge il paese, perché qua per muovere un granellino di sabbia ci vogliono anni, non va bene così. Ultimamente stiamo assistendo ad una violenza nei confronti della Carta Costituzionale, perché un Presidente della Repubblica eletto due volte nello stesso, cioè lo stesso Presidente nel doppio mandato, uno dietro l'altro, un Presidente del Consiglio che si ritrova a fare il Presidente del Consiglio essendo segretario di partito, quindi un segretario di partito che improvvisamente fa il Presidente del Consiglio per un motivo che ancora non è chiaro, perché hanno litigato Letta e Renzi all'interno del PD e sono cambiati i giochi senza passare per le elezioni. I doppi incarichi in politica sono una tradizione, ma qui si va una oltre, lunga tradizione. Ma qui si va oltre, perché siamo all'ennesimo Presidente del Consiglio non eletto. Noi abbiamo fatto passare alcuni nostri provvedimenti, tenga conto per esempio che è un punto importante anche a favore delle piccole e medie imprese e degli imprenditori in difficoltà, è rappresentato dalla possibilità che oggi hanno, grazie al Movimento 5 Stelle, di compensare le cartelle esattoriali con i crediti che loro vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi un imprenditore, invece che appunto suicidarsi perché non sa come pagare i propri debiti nei confronti dell'erario per crisi di liquidità, può in qualche modo, se ha debiti, crediti nei confronti della pubblica amministrazione che non paga, quindi è lo Stato che non paga e ti chiede i soldi, compensare quella partita e quindi evitare il dissesto. È uno dei suoi temi, Salva Roma. Sì, ma sì. Salva da chi? Perché se poi non capiamo da chi, poi io la ridiamo in mano a chi l'ha ridotta così. Infatti Salva Roma, praticamente di 6 miliardi di euro, dicevo, 5 miliardi e mezzo servono solo per mantenere in piedi questa immensa macchina che questi partiti hanno messo su negli anni. Tra l'altro in perfetta continuità, perché poi c'è stato Veltroni, c'è stato Alemanno, tutti i nomi diciamo ridondanti, però alla fine la gestione sotto, cambiano le facce, ma la gestione, io dico proprio voglio dire malavitosa del nostro denaro, è rimasta tristemente in piedi. Contratti di servizio dati così a prendervici degli amici, piuttosto che spartizioni, assunzioni che sono servite a creare bacini elettorali, le società partecipate che sono veramente numeri da brivido, i debiti fuori bilancio. E allora sa, alla fine il cancro si è accumulato e questo è il risultato che noi oggi scontiamo. Ma sa, quando si deve mantenere un'immensa macchina elettorale, e purtroppo un po' qua, un po' là, un po' là, un po' là, alla fine dovunque ci sia denaro c'è cattiva gestione. E io francamente sono preoccupata, perché pensi che noi abbiamo avuto Marino appunto in audizione in Commissione Finanze, e lui semplice, tranquillo, dice no, ma tipo il 6 per 1000 mi sembra, una certa aliquota dell'IRPEF comunale, sine die, cioè per sempre, quindi pensi, io cioè sono mamma di due figli, con preoccupazione, servirà solo a pagare i debiti, cioè questi bambini, noi viviamo già con una tagliola, cioè noi nasciamo e siamo a meno X, e questo meno X siamo sicuri di portarcelo dietro a vita. Quando governerà il Movimento 5 Stelle probabilmente quella tassa orribile verrà cancellata, perché verranno alleggeriti i costi in mille altri modi, in maniera reale, no? Come dice qualcuno di voler fare, perché noi i nostri voti non li prendiamo piazzando gente a destra e a sinistra, noi i nostri voti li prendiamo attraverso la consapevolezza di quello che la gente deve, appunto, il livello di consapevolezza che deve raggiungere, questo è importante.
per ricostruire questo paese. Vinceremo le europee perché i cittadini stanno svegliandosi velocemente anche e capendo. Chissà, poi alla fine del mese, quando non si, gli 80 euro vengono rosicchiati da altri 160 euro che magari bisogna rimediare, perché lui dà 80 euro che poi non li darà e ne prende dall'altro lato, alla fine il padre di famiglia, la madre di famiglia se ne accorge di questo. Non li dà dopo le quanto elezioni, può, li promette da, prima e li dà dopo. Ma per quanto lei ancora è napoletana, può reggere, sì. E quindi la conosce questa per storia. Quanto ancora può reggere questo scherzetto? Come con l'IMU che è diventata Tasi, io penso che la gente non attecchisce più, queste cose non attecchiscono più nella coscienza civile. Allora grazie Carla Ruocco, tanti grazie. Auguri e buon lavoro grazie. Per il resto della giornata. Grazie.